Salve, oggi vi presento una novità bellissima ed è questa macchina che serve per fare dorature ed è della Mink, precisamente si chiama Heidi Swap e me l'ha mandata Simone per presentarla, per farvela vedere come funziona. Ora vi faccio vedere brevemente il tutto, poi passiamo alla pratica. Come vedete abbiamo questa è la macchina e per questa macchina ci servono questo tipo di materiale qua e sono dei fogli di lamina tipo la foglia oro che usiamo noi scrappiste per i nostri lavori o chi fa bijou ed è molto sottile. In pratica questa sarà il foglio, cioè un pezzo di questo foglio andrà sul nostro disegno, la facciamo passare dentro la macchina e la lamina si trasferirà sul disegno colorandolo senza sporcare comunque il foglio bianco. Come ho detto, questa è la macchina, quindi qui vediamo che abbiamo una parte di entrata, un foro qua e uno da quest'altra parte di qua. Vedete? Allora, uno entra, di qua entra e di qua esce, o viceversa, perché usando questo pulsante qua, F e R, ci porta avanti o indietro a seconda di dove siamo rivoltati, o comunque se vogliamo farlo passare di qua. Spingiamo R e ce lo porta da questa parte. E questo appunto serve per mandare avanti il foglio, che sarebbe poi questo, dove andrà posizionato il nostro lavoro chiuso e poi dovremo farlo entrare in queste fessure che vi ho fatto vedere. Qua giustamente c'è l'accensione della macchina, qui si accende e si spegne. Abbiamo un pulsante dorato che serve per spostarci nei diversi numeri che abbiamo qui sul davanti, dallo 0 allo 5, dal 5. Questo serve per la macchina quanto la vogliamo calda. Il numero è alto, più la macchina sarà calda. Io di solito per adesso l'ho sempre usata nel 2 e nel 3 ed è andata benissimo. Ora vi faccio vedere alcuni materiali ai fogli. Comunque dentro troviamo sicuramente il nostro libretto di istruzioni, anche se è in inglese, ma si capisce. E questi sono alcuni materiali. Io adesso qui ne ho alcuni per fare delle prove. Ci sono queste che sono le girandole, sono bellissime, ma in commercio ci sono tanti tanti tipi di materiali. Ho visto addirittura dei fiori, degli sfondi, cioè ce n'è davvero da diventare matti, senza contare i diversi fogli di diversi colori, diverse grandezze di questo materiale qua. Bene, ora vi faccio vedere il funzionamento. Prendo un pezzettino, taglio quello che mi serve, adesso sposto un attimo, taglio quello che mi serve, ok, prendo il mio foglio. Lo posiziono dentro,
vedete qua, e ci metto sopra la parte, diciamo, del colore la dobbiamo vedere noi, mi raccomando, così chiudo e ora metto qua la macchina, accendo la macchina, metto nel numero 2, 1 e 2, vedete? Vedete? Ora aspetto che diventa verde. Un attimino. Quando sarà pronta farà un bip e diventerà verde. Ecco, ora io metto dentro da questa parte e spingo questo qua e lo metto, adesso ve lo dico, sull'F per mandarlo avanti, perché R lo manda indietro. Allora, mettiamo su F. E vedete che il foglio inizia, vedete, me lo porta dentro, piano piano lo vedrete uscire dall'altra parte. Eccolo. Vedete? Non c'entra. Ecco, allora, siccome ora è uscito, siccome lo faccio ritornare indietro perché sarebbe troppo lungo da aspettare, vedete, io metto sull'R e il foglio torna indietro. Uscendo. Ecco qua. Ora spengo la macchina e vi faccio vedere la tecnica bellissima. Guardate, tolgo la lamina. E me l'ha trasferita sul disegno. Vedete, nelle parti bianche non è venuto toccato per niente. Guardate, bellissimo. Vedete? Questo volendo si può usare per un'altra parte dove non è venuto toccato. Per esempio, possiamo farlo qua, in questo qui, io lo metto sempre solo dalla parte del disegno, facciamo che taglio. Lo metto sopra. Chiudo. Accendo. Poi vi faccio vedere. Spingo questo bottone. Vado nel 2 e aspetto anche qui che ecco qua, perché era già calda da prima. Ora posso mettere il mio foglio e lo faccio uscire. Ecco qua.
Ora andiamo a vedere. Ed ecco qui, vedete? Quindi non si butta via niente, anche dove rimane, dei pezzettini li possiamo usare. Se abbiamo per esempio un foglio con tante scritte, vogliamo mettere un po' di un colore, un po' dell'altro. Ora vi faccio vedere anche in una busta. Abbiamo blu. Mettiamo la scritta blu. Posiziono la mia carta. Ecco qua, questa accendo la macchina, metto uno, due, metto, posiziono il mio foglio e lo faccio portare dentro. Questa adesso la faccio venire fuori tutta per farvi vedere che eccola qua, prendo, e vi faccio vedere che me l'ha già tirata su, guardate, e questa è la scritta in blu, bellissima. E facciamo la rossa, quindi ci tagliamo sempre il pezzo che ci serve. Ecco qua, chiudo. Andiamo a vedere. Ed ecco qua la nostra lettera a pois. Bellissimo, bellissimo veramente. Fa un bel effetto, a me piace molto. Allora, vi faccio vedere l'ultima, che è questo, perché lo facciamo sia da una parte che dall'altra. Quindi abbiamo deciso di fare, ho deciso di fare questa parte blu e sotto color argento e dobbiamo metterlo su tutte e due le parti. Allora abbiamo detto il nero sull'argento, quindi in questo caso l'argento deve andare faccia in giù. Noi dobbiamo vedere il sotto e il blu che vogliamo fare questo lo mettiamo sopra così. Chiudiamo.
qua. Poi accendiamo la macchina, mettiamo 1, 2, 1, 2 e 3, aspettiamo che diventi verde e faccia il beep, ecco qua, ora mettiamo dentro. Ecco qua, chiudo e vediamo com'è venuto. Togliamo questo sopra e quello, vedete? Ora lo montiamo per farvelo vedere. Prendo il bastoncino, ora lo monto, poi lo faccio vedere finito. Ecco qua, l'ho finito. Vedete questo com'è bello, che bello effetto. Poi dopo ci va questo. E questo andrà attaccato qua. Ecco qua. Da mettere su un dolce o qualsiasi cosa, un abbellimento. Ecco qua. Chiudo. E questo è quanto. Spero di essere stata chiara nello spiegarvi, mi avevo voluto fare vedere questa bellissima macchina. Io vi saluto e grazie per avermi seguito.